nostro primo Consiglio dei Ministri, delibereremo come risarcimento per una imposizione sbagliata e ingiusta dello Stato la restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. Voglio solo fare due battute. Una su questa proposta che io trovo dal punto di vista etico e morale una vera porcheria di Berlusconi di questi giorni, lui e i suoi fuochi d'artificio. Allora la proposta non solo di togliere l'IMU, ma di rimborsare l'IMU del 2012, possiamo dire che non ne possiamo veramente più delle sue sciocchezze. Allora fare delle proposte sull'IMU, come quelle che ha fatto anche Bersani, aumentando la detrazione per la prima casa, che vuol dire aiutare davvero chi è in maggiore difficoltà. Perché io posso avere come prima casa un castello e voglio dire, non ho nessuna ragione di essere esentato dall'IMU prima casa. Io spero veramente che la gente non ne possa più, non ci creda più a queste fandonie. Le proposte di Berlusconi non sono nient'altro che la riedizione di sciocchezze, come le chiamava Marta, che abbiamo sentito in questi anni, pericolosissime, che sono state capaci di incidere veramente nella nostra vita quotidiana, facendoci cambiare anche abitudini, facendoci cambiare anche scala di valori. L'altra sera, proprio tornando da Torino, mi ero messo a scrivere alcune note, alcuni appunti e nella stanza accanto c'era una televisione accesa e sentivo la voce del professor Monti. Poi a un certo punto ho ascoltato e sentivo una voce che conoscevo, e però mi sembrava strano perché non capivo, mi sembrava quasi fuori contesto questa voce che riconoscevo, ed era la voce di Beppino Englaro. Sono andato nell'altra stanza e ho visto che c'era Beppino Englaro in trasmissione e parlava della sua vicenda e ne parlava in termini, io lo conosco molto bene, a volte è anche piuttosto severo nel raccontare il percorso giudiziario che ha dovuto affrontare, ma lì ne parlava in termini molto umani, si rivolgeva al professor Monti e diceva: ma era mia figlia, mi aveva scritto una lettera, mi aveva detto siamo una famiglia, siamo una cosa sola, se mi capitasse io conto su di voi, che siete il mio papà e la mia mamma, così gli aveva detto. E lei cosa ne pensa? E io sono rimasto sbigottito a vedere il professor Monti che prendeva un foglio, forse alcuni di voi l'avranno visto, e leggeva una serie di paragrafi sugli affetti familiari che nulla avevano a che vedere con la domanda che Beppino Englaro gli poneva, ed era molto semplice: tu ci credi o non ci credi negli affetti e nella libertà di scelta di ciascuno di noi? Io davvero, lo dico con molta molta chiarezza, penso che la scelta di come ci dobbiamo curare alla fine della vita non può essere la scelta decisa da un partito politico che vince le elezioni, qualunque sia quel partito politico che vince le elezioni. Io lo dico, lo so che poi si offendono ogni volta che lo dico, ma io sinceramente non so voi, ma mi fido molto di più dell'affetto di mia figlia piuttosto che dell'affetto di Giovanardi o di Gaspar, insomma. Vorrei che fosse mia figlia a prendere le decisioni se io non sono più nelle condizioni di prenderle. E ascoltare il professor Monti che diceva che questi non sono temi che interessano gli italiani in campagna elettorale, beh no. E in più insistere dicendo che l'unico tema che conta è l'economia, no. L'economia conta se è al servizio delle persone, se è al servizio di tutti noi. Al di là della non risposta dell'altra sera, poi delle risposte ci sono, perché la capolista del professor Monti nel Lazio è Paola Binetti, e voi certamente ve la ricorderete, e il capolista in Friuli è il professor Gigli, che si è re- il
l'atto per cui si è reso più noto negli anni della sua professione è l'aver portato le bottigliette d'acqua per protestare davanti ai telegiornali, davanti alla clinica dove Eluana si spegneva. Quindi persone che hanno una visione chiara. Ho letto proprio ieri il comunicato della Regione Piemonte che di fatto chiude gli ospedali valdesi, senza possibilità di appello e di discussione, di contrattazione, nonostante che sul territorio ci siano state fatte molte manifestazioni, i sindaci ci siano attivati, eppure no, ecco, io non so i sindaci che cosa servono per la Regione, punto interrogativo. Beh, per gli ospedali valdesi devo dire che sono rimasto e ne farò argomento di discussione pubblica, spero con il Presidente Cota, perché non volevo credere ai miei occhi quando pochi giorni fa ho avuto la possibilità di leggere una risposta di Monferrino, l'assessore alla salute della Regione Piemonte, in cui spiegava cosa era accaduto, perché io, avendo visitato il 27 di dicembre, prima della chiusura, l'ospedale valdese di Torino, avevo chiesto al Presidente Cota per quale motivo chiudeva una struttura che funzionava e che dava una risposta efficiente soprattutto a tante donne in questa regione e soprattutto in quella parte della regione. Mi è stato risposto che i chirurghi che lavoravano in quell'ospedale di fatto non dipendevano dal pubblico ma da un servizio privato e che lui invece voleva trasferirlo nel pubblico all'ospedale Molinette di Torino. Sapete cosa ho scoperto? Che invece verrà in quel servizio, c'è già un accordo per trasferirlo in una struttura privata della città di Torino. Davvero questo non è accettabile e dobbiamo mettere in atto ogni strumento perché queste bugie vengano davvero svelate e non possano essere tollerate. Noi vogliamo una sanità uguale per tutti, vogliamo una sanità basata sulla fiscalità, una sanità dove delle correzioni devono essere fatte, perché non è giusto che ci siano dei luoghi dove si lavora molto bene e dei luoghi dove si lavora molto male e tutti poi alla fine abbiano le stesse risorse. Bisogna valutare chi lavora meglio, chi lavora peggio e premiare chi lavora meglio. Non è giusto che esistano strutture come in Calabria dove una persona viene ricoverata 7 giorni prima di un intervento di ernia inguinale o di calcolosi della colecisti, costando quel posto letto 900 euro al giorno, e sono soldi delle nostre tasse che vengono buttati. Non è giusto che esistano nella città di Roma 5 centri per il trapianto del fegato, 5 nella stessa città, moltiplicando per 5 il costo dell'unico centro che c'è in Piemonte, e l'anno scorso il centro del Piemonte a Torino, alle Molinette, ha eseguito 137 trapianti di fegato e i 5 centri della capitale tutti insieme ne hanno eseguiti 98, però spendendo 5 volte i soldi che vengono spesi qui in Piemonte. Dei tagli vanno fatti basandosi però su cosa? Non tagliando a tutti nello stesso modo, ma tagliando sulla base dei risultati, della produttività, della capacità.